Lei crede in Dio? Sì, l'oggettività della scienza ci dimostra che in qualche modo la mente o la coscienza possono continuare dopo la morte. Dobbiamo accettarlo. Da sempre gli uomini credono che non esista una gioia più grande della vita e un dolore più grande della morte. Ma se non fosse così? Il primo passo è la sospensione della vita. Non c'è dolore, ma rumore. Dopo il rumore, l'amore. Il secondo passo comune alle testimonianze racconta di un'indescrivibile sensazione di pace, calma e felicità. Una volta rassicurati e calmati da questa serenità avvolgente, i testimoni raccontano l'inizio, a questo punto, della fase più famosa e conosciuta, l'uscita dal proprio corpo. È come diventare spettatore di se stessi. Se c'è un'operazione in corso, si assiste ai tentativi di rianimazione dei medici, ma senza nessuna angoscia. La sensazione che tutti raccontano è quella di aver abbandonato il proprio corpo come se fosse un abito usato. Ci si libera nell'aria, con spostamenti immediati che non rispondono alle leggi della fisica ordinaria. È il momento del tunnel. Le testimonianze concordano. Si viene aspirati molto velocemente in una lunga galleria buia. È l'inizio del viaggio verso la luce. Tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. Non ho ideale, non ho pace. Mi sento un santo ed un criminale ad un tempo, eppure non ho adorato nessun Dio e non ho ucciso nessun uomo. Io cammino per una strada che non è la mia. Questa strada è troppo popolata e tutto il popolo mi è indifferente e sconosciuto. È così che mi sento immensamente solo ed immensamente infelice. È così che io cammino ad agio verso quella fine che non viene mai, incompreso da tutto e da tutti, trascinando meco il peso di una saggezza che non è più di questo tempo, di una bontà che rasenta la pazzia. Sono un pazzo infelice, non sono un uomo, sono un'ombra che fugge tutto e se stessa. Ogni cosa ha il proprio spirito, le cui caratteristiche stanno in rapporto alla funzione della cosa stessa. Quello dell'uomo, però, è uno spirito intelligente, tra virgolette, perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste
e si forma. Ho definito coscienza sublime ogni impegno volto a raggiungere, sia pure attraverso la materia, dimensioni fuori dalla consuetudine. Ammesso che la genialità faccia ancor parte dell'istinto, i prodotti della genialità appartengono invece a quella libertà di creare che è prerogativa dello spirito intelligente dell'uomo, quindi ben oltre l'istinto stesso. Questa considerazione sarebbe sufficiente a comprendere l'esistenza dell'anima, la quale si identifica poi in quell'armonia universale alla quale contribuisce e partecipa. Con l'arresto di ogni attività fisica, la morte del corpo, l'anima si libera, ma non interrompe la propria attività. Lo spirito intelligente, invece, rimane in essere e, forse, anche operante. Sono segreti questi che non è dato di tramandare, appunto perché segreti non lo sono affatto. Si possono invece intuire. La vita terrena è troppo breve per creare e rinunciare poi subito a ciò che si è. Anime in volo, a voi tutte. State svolgendo un ottimo lavoro. Attraverso i portali energetici arrivano le nuove strutture. Siamo prossimi al passaggio dimensionale. Aumentano i risvegliati, grazie a voi, e lo sapete bene. Continuate così. Buon viaggio. E che il sogno sia con voi, sempre, Xera.